DAMA nasce dall'idea di portare all'essenziale l'idea tradizionale della lampada d'abat-jour, quindi la lampada col cappello, la lampada col diffusore. DAMA in qualche modo rappresenta una figura femminile, allo stesso tempo una figura un po' arcaica, romantica, però è anche l'idea di gentilezza, cioè una dama è una persona gentile. La immagino fedele compagna di una quotidianità intima, la immagino vicino ad una poltrona, la immagino vicino ad un divano, la immagino vicino a un letto oppure su un tavolo nella versione appunto da tavolo. Però sempre con un'idea di rimando ad un momento intimo, ad un momento personale. Abbiamo lavorato molto con l'azienda. Viviamo comunque un'identità molto forte, una visione molto chiara e ci ha guidati molto bene nel poter mettere insieme quella che era la nostra idea di design e quella che invece è un po' l'espressività, il cuore dell'azienda. Con questa valutazione vorremmo riuscire in qualche modo a raccontare la leggerezza in senso lato, l'idea di avere un oggetto leggero che tu trasporti, che non ti ingombra visivamente, che ti illumina in qualche modo creando delle zone, che ti porta ad un'idea di rilassamento, di benessere. E poi c'è l'idea di leggerezza anche, se vogliamo, un po' in qualche modo filosofica, cioè l'idea di usare poco materiale, l'idea che questo oggetto lo puoi spostare con una mano e che quindi in qualche modo lo senti visivamente, lo pesi con gli occhi. Mi piace molto l'idea di un oggetto che tu pesi con gli occhi, in qualche modo ti ridà questa idea di oggetto trasportabile e non pesante. I materiali scelti sono stati fondamentali proprio per realizzare questo tipo di effetto. L'alluminio innanzitutto. L'alluminio è un materiale eccezionale perché è riciclabile al 100%, quindi ha già in sé un'essenza sostenibile e quindi è già un buon materiale oltre ad essere un bel materiale. E poi ti dà la possibilità di formare degli oggetti continui. La base, per esempio, ha questa leggerezza estrema, quasi una sfida a realizzare questo oggetto quasi come una lama, sottilissima, leggerissima, e però allo stesso tempo mantiene tutta una serie di elementi organici nelle sue congiunzioni, nei suoi dettagli, che danno comunque l'idea di un oggetto che non è un oggetto tecnico, rimane un oggetto empatico ed emozionale. Il diffusore è realizzato con la carta, che è un materiale storico, ancestrale dell'illuminazione. Se pensiamo alle lanterne orientali che sono realizzate con la carta, che quindi hanno proprio questa vibrazione, questa imperfezione. Ecco, questa carta, proprio con questa perfezione imperfetta, mi dava proprio questo senso di calore che proprio andavo a cercare e contemporaneamente di leggerezza. Per realizzare tutto questo, naturalmente, c'è stato un dialogo costante, c'è stato proprio una sorta di ballo a due. Poi l'idea che volevamo entrambi raggiungere era proprio questa idea di alleggerimento, di riduzione totale, però allo stesso tempo non volevamo perdere la parte emozionale dell'oggetto. È stata proprio una ricerca costante, la voglia anche di essere onesti nel dichiarare che la fonte luminosa non fosse in qualche modo nascosta, cioè l'idea di utilizzare una fonte luminosa, questo circolare fatto con questo LED, col suo diffusore interno, che però abbiamo deciso di non negare pur mantenendo la forma del diffusore del cappello tradizionale. La luce è benessere, senza la luce non ci potrebbe essere benessere perché è attraverso la luce che noi percepiamo tutto quello che ci circonda. Una buona luce è una buona percezione, quindi già una buona luce in qualche modo è condizione sine qua non affinché noi stiamo bene all'interno di uno spazio. L'interior è fatto poi con i suoi materiali, con i suoi spazi, con le sue proporzioni e all'interno di questi è importante che l'oggetto che l'illumina si integri all'interno di questi spazi con un dialogo che deve essere oggi contemporaneo e che sia in grado di essere coniugato con quelle che sono le tendenze comunque di un abitare contemporaneo, di un abitare che dia valore allo stare a casa.